Procediamo al test della scheda MicroGT versatile IDE acquistata dall'amico Antonio di Ferrara. Vediamo quali sono i passaggi principali per poter mettere in azione la nostra scheda MicroGT IDE senza incorrere in macchinosi ragionamenti, visto che la scheda è predisposta per un funzionamento immediato. La prima cosa da fare ovviamente è alimentarla, quindi procuriamoci un alimentatore qualsiasi. Possiamo notare che questo è un alimentatore Canon recuperato da una stampante a 24 volt. L'importante è che questo alimentatore abbia una fornitura di tensione almeno maggiore o uguale a 20, a 15 volt fino a 24, altrimenti non potranno essere generate le tensioni per la programmazione ICSP e il software di programmazione restituirà un errore. L'interfacciamento può venire con un semplice connettore, come possiamo vedere qui, e con un interruttore che intercetta i cavi, senza preoccuparci della polarità in cui inseriamo i due fili nel morsetto principale, perché il sistema è protetto contro le inversioni e eventualmente raddrizza le tensioni che dovessero arrivare invertite. Come possiamo notare, abbiamo un canale ICSP già montato su questo connettore e uno disponibile a fianco, eventualmente volessimo programmare in un unico passaggio due device. Il PIC che vogliamo utilizzare come dimostrativo o nativo della scheda MicroGT è il 16F877A che viene fornito con il sistema. Lo zoccolo ZIF assicura una rapida inserzione dello stesso al fine di poter essere programmato. Quindi inseriamo il PIC e abbassiamo la levetta per il bloccaggio. Così. In fase di programmazione è importante che la scheda non abbia il segnale di clock presente, per cui eliminiamo momentaneamente i due jumper che collegano i pin a clock in e clock out e rimuoviamo momentaneamente questo jumper che permette l'ingresso al pin 1 del segnale di tensione VPP per la programmazione ad alta tensione, cioè a 13,2 volt. Con un cavetto pentapolare che vediamo nell'immagine, ci colleghiamo con il filo marrone nel pin 1, cioè quello di sinistra del cavetto e connettore ICSP1 come indicato nella serigrafia. Purtroppo la qualità dell'immagine lascia un po' a desiderare, ma è molto chiara la serigrafia nella scheda reale. Portiamo il cavetto marrone sul pin 1 del processore tramite il jumper che abbiamo appena liberato, come visibile nell'immagine. Portiamo il pin 2, anzi il pin 4 dell'ICSP che corrisponde al filo giallo, sul pin RB7 disponibile in questo connettore sopra il transistor e vicino al CD 4049, il primo a sinistra. A fianco di questo portiamo il filo verde, così, dovrebbe essere abbastanza chiara la situazione, quindi abbiamo impegnato RB6 e RB7, rispettivamente RB6 con il cavo verde e RB7 con il cavo giallo, la cui numerazione è pin 1, cavo marrone, pin 1 del processore, pin 4 dell'ICSP, cavo giallo, RB7, pin 40 del processore, pin 5 dell'ICSP, cavo verde, pin RB6, numero 39 del processore. I due fili che rimangono non connessi in questo momento non ci servono perché i pin sono già in realtà connessi
internamente. Se volessimo collegare anche questi due pin, i segnali di VCC 5 volt e USS massa corrisponderebbero a questo jumper predisposto che non ho montato proprio per non creare confusione nel fatto di doverli oppure no usare. Li userai se cambierai il tipo di processore che si utilizzerà, ma nel frattempo per non creare ambiguità e quindi problemi di partenza rapida, preferiamo tenerli sconnessi e usare le connessioni interne. Nella fase di programmazione, il processore non sente lo stimolo del clock perché abbiamo detto che abbiamo rimosso questi due jumper, eccoli qui, e non sente la presenza del pulsante di reset perché abbiamo tolto il jumper dallo strip line stesso. È importante che siano abbassati i DIP 7 e 8 del primo DIP switch, cioè questi due qui, perché corrispondono agli stessi segnali del filo giallo e verde e creerebbero un conflitto che darebbe al sistema software di programmazione un errore di scrittura sul PIC. Ora faremo un piccolo programma di test che mostra come trasferire il programma all'interno della flash apron del nostro PIC 16F877A e che ha la funzionalità di eseguire una scansione del port B. Il port B è segnalato dalla fila centrale dei LED e che per essere abilitato nei suoi catodi dovrà avere sollevato il primo DIP di sinistra di questo DIP switch segnato con S13. Sulle serigrafie sono indicati infatti RB, RC, RD a partire da sinistra e corrispondono ai catodi comuni delle tre file di diodi LED. Una volta che vedremo la scansione sui LED del nostro programma, allora potremo abilitare il port B sul bus verso il convertitore CD4511 che esegue una conversione BCD 7 segmenti per buttare le potenze di 2 sui 4 digit dei display a 7 segmenti. Quindi è un test non completo della scheda perché è molto complessa e laboriosa. Vediamo che potremo provare un motore passo passo, provare l'inversione di marcia di un motore DC di potenza, testare i pulsanti, tutte cose che io ho già fatto, ma che in questo momento richiederebbero un filmato che durerebbe come minimo un'ora, per cui evitiamo di farlo e andiamo al sodo con le cose più imminenti, quindi la scrittura del PIC. Agendo sull'interruttore che aggiungerai sul cavo di alimentazione, non fornito, si accende il LED che indica che la scheda è alimentata, però come possiamo vedere non succede nulla, infatti il PIC non può andare in esecuzione perché gli manca sia il segnale di master clear che il segnale di clock in quanto abbiamo rimosso i tre jumper, cosa fondamentale in questa fase. Andiamo a vedere una bozza di programma. Questo programma è un programma molto banale che esegue una scrittura temporizzata sui port di un qualche cosa che assomiglia a un effetto supercar. Quindi vedremo l'abilitazione dei catodi comuni dei display contemporaneamente alla scrittura di una potenza di 2 sul bus che corrisponde agli ingressi del ABCD del convertitore BCD 7 segmenti. Con questo pulsante di MP Lab procediamo alla compilazione. Ecco qui, vediamo che la compilazione è andata a buon fine, pertanto è stata scritta nella cartella del progetto, che è questa, un file di tipo .exe che sappiamo essere l'unico in grado, eccolo qui,
essere trasferito nella flash apron del nostro sistema, del nostro microcontrollore. Apriamo un simulatore che mi permetterà di caricare l'EX appena eseguito. Assicuriamoci che la velocità sia quella reale del quarzo che stiamo usando, cioè 20 MHz, e mandiamolo in esecuzione. Ecco, questo è l'effetto che ci aspetteremo di vedere nel nostro PIC. Ovviamente questa è una fase simulata, quindi per il momento la scheda è ferma. Ora passeremo invece dalla fase di simulazione, quindi fermo il RealPIC Simulator, alla fase di scrittura del programma all'interno del PIC. Quindi carichiamo il PIC Prog 2009. Il PIC Prog 2009 è un sistema molto spartano, essenziale, ma che ci permetterà di comunicare con la nostra scheda di sviluppo. Ora possono succedere varie cose. Vi faccio vedere un errore causato apposta che potrebbe mettere in crisi il principiante. Spengo la scheda. Vediamo che il LED si spegne, quindi dice che il processore non è in grado di rispondere a un'eventuale interrogazione sul caso seriale. Cerco di aprire con questa cartella il programma sorgente, l'EX, e mi risponde che non esiste un programmatore connesso. Questo è ovvio perché il programmatore o la scheda Demo Board Programmer è in questo momento spenta. Quindi chiudo questo errore, accendo la scheda e ripeto l'operazione. Quindi premo sul tasto di caricamento. E questa volta mi apre il browser di navigazione del file EX, permettendomi di caricare il programma MicroGT Test EX. Doppio clic, vedremo la prima riga della memoria configurarsi secondo il contenuto del nostro programma EX, quindi non sarà più tutto 3FFF come in origine, ma vedremo alcune impostazioni. Selezioniamo i fuse, se non sono già stati selezionati nel tuo firmware, come dovresti fare e come è ben spiegato all'interno del libro Let's Go PIC, che è in vendita sul sito web www.lulu.com. Io consiglio vivamente di procurarsi quel libro perché lì dentro troverai tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo. Andiamo ad agire su il tasto Write data on the PIC e al momento della pressione mi viene chiesto se vogliamo cancellare tutti i dati precedentemente inseriti nel PIC. Diciamo di sì e vedremo una barra progresso che comincia a eseguire la scansione e l'inserimento del dato nella memoria. Ci saranno due scansioni, la prima per il caricamento, la seconda per verificare se il programma è corretto rispetto a quello che vediamo offline. Se le due cose coincidono, il programma è stato inserito correttamente nel nostro demo board, nella MicroGT. Ora dobbiamo mandarlo in esecuzione. Come facciamo? Dobbiamo spegnere la scheda, scollegare il cavetto ICSP, la manovra è molto rapida perché sono solo tre filetti. Mettiamo un po' in fianco così non disturbano la nostra ripresa. Colleghiamo il jumper sul pin 1, colleghiamo i due jumper precedentemente rimossi sul clock 1 e 2. Accendiamo la scheda agendo sull'interruttore e potrebbe succedere che non vediamo niente. In realtà il programma è in esecuzione, ma avendo chiaro lo schema elettrico della scheda, dobbiamo capire che dobbiamo abilitare i catodi del port B, dove sta attualmente girando il programma. Quindi tiro su questa levetta ed ecco che vedo
l'azione sul port B, la fila centrale dei LED. Ora però siamo interessati a testare anche il bus verso il decoder BCD 7 segmenti, che è questo circuito integrato qui, un CD4511, per cui dovremo abilitare la comunicazione dal port B, che si trova in questo lato del PIC, verso questi ingressi. Come facciamo? Beh, semplicemente agiamo sul DIP corrispondente. Purtroppo ho solo due mani e non riesco a tenere il telefono e fare la ripresa, vediamo se in questa maniera ci riusciamo. Vorrei prendere anche il display per vedere immediatamente l'effetto, mano a mano che vedete che ho agito sui primi due laterali, compare un 1, continuo a portare su i DIP e vedo che abilito più informazioni sul nostro display. E questa è l'effettiva azione. Vediamo se riusciamo a prendere l'immagine in maniera meno sfocata. Ecco qua, sono le potenze di 2 in scansione sui 4 digit del display 7 segmenti che è montato a bordo. Direi che questa prova è andata a buon fine, il controllo di qualità della tua scheda è pienamente riuscito, pertanto io direi che la scheda è pronta per essere spedita e la riceverai entro un paio di giorni. Sono l'ingegner Marco Gottardo, sono noto come Ad Noctis sul sito di elettronica hobbistica. Un saluto da Padova e arrivederci al prossimo video tutorial.